Simone, cos'è scattato dopo la fine del secondo set? Guarda, loro sono una grande squadra e sapevamo questa cosa qui. E non potevamo perdere 3-0. Io volevo piuttosto da volani, ma non potevamo perdere così. Tutto il lavoro che abbiamo fatto quest'anno non poteva finire in questa maniera. E quindi noi, essendo un gran gruppo, un gruppo unito e che non molliamo mai, siamo stati lì e soffrendo, perché abbiamo sofferto tanto, siamo riusciti a recuperare. La cosa strana è che in teoria voi dovevate essere quelli più stanchi. Guarda, come ho già detto prima, questa è una finale. La stanchezza non è che la senti, perché tra adrenalina e tutto, hai sudato tutto l'anno, diciamo che non la senti più di tanto. Senti, cosa cambia nell'approccio della partita questa vittoria in vista di gara 2? Ma secondo me cambia poco o niente, perché nel senso che comunque loro rimangono una grande squadra e hanno il favore di giocare in casa, perché in casa loro è veramente un inferno e quindi speriamo di fare il massimo. È stata la partita che vi aspettavate? Ma sapevamo comunque che essendo una finale può succedere tutto, quindi noi eravamo pronti a tutto. Grazie. Basta. Emanuele, una partita incredibile, l'avete vinta ancora una volta al tie break, 48 ore dopo è stata ancora una grandissima Trentino Volley. Sì, beh, come bellezza di partita penso non ci sia stato dubbio, abbiamo recuperato 2-0 e sicuramente non si può dire che non l'abbiamo vinta col cuore. E, insomma, all'inizio loro hanno giocato bene, forse il primo set abbiamo sbagliato troppo noi, ma il secondo avevano ingranato bene. Hanno battuto molto bene, insomma, variando tanto e non riuscivamo a avere tanta fluidità in cambio palla. Poi eravamo un po' senza energie così. Dopo le energie ci sono venute perché il carattere è venuto fuori, la voglia di non perdere 3-0 in casa c'era. E poi una volta messo il muso avanti nel punteggio, anche loro sono un po' calati perché è arrivato qualche fantasma e insomma si è concretizzato tutto alla fine. Era importantissimo tenere il fattore campo, ce l'avete fatta. È chiaro che perdere la prima qua in casa non era facile, dopo andare mercoledì là, però non cambia niente, è una serie lunga, mercoledì sarà durissima, penso che per mercoledì loro saranno i favoriti in casa loro.